ascoltare gli angeli delle parole. Allora sì, Mauro è qui grazie all'ASL di Frosinone, ma non è solo qui nel senso vero fisico del termine, è ancora tra noi, grazie a quello che ogni giorno l'ASL di Frosinone permette di fare, ovvero l'assistenza che l'ASL di Frosinone fa. Mauro, avete visto, non è mai lasciato solo. Mauro ha bisogno di non essere mai lasciato solo, perché non può neanche deglutire da solo. Avete visto quel tubicino che gli viene infilato qui nella trachea? Quello serve? Scusate. Quello serve proprio per... al posto suo deglutisce. Quindi Mauro è qui oggi, ma è qui con noi, tra noi, per darci questo grande insegnamento, grazie alla lingua, grazie all'ASL, grazie agli angeli delle parole. Io vorrei invitare sul palco uno alla volta di loro, intanto gli angeli delle parole, intanto Agnese, intanto Mauro, soprattutto Mauro, perché Mauro è questa cosa per te. Riuscissi a portare un messaggio a tutti. Quindi io sono contenta che alla fine ce l'abbiamo fatta. Ti ringrazio a nome di tutti quelli che, i ragazzi che sono qui, i colleghi che fanno il mio lavoro, quelli che nella vita hanno scelto di lavoro e di occuparsi di chi vive momenti difficili, no? Non è sempre facile perché abbiamo a che fare con la malattia e per quanto ce la mettiamo tutta, la malattia spesso vince lei. Io ti ringrazio perché hai vinto tu, Mauro. Hai vinto tu nonostante non ce la fai più a parlare, nonostante non ti puoi muovere. Hai vinto tu tutte le volte che non riesci a raggiungere qualcosa, è subito pronto un piano B per essere felice e per raggiungere comunque qualcosa di bello. Hai vinto tu tutte le volte che entriamo in quella stanza con qualche difficoltà magari, no? E tu invece ci fai riuscire rinfrancati, più forti. E sono felice e fiera di essere tua amica. Grazie. Allora, come rappresentante capo della Lingua, che è colui che gestisce tutti gli angeli delle parole che aiutano Mauro non solo a parlare ma ad esistere. Grazie, io
Ecco, innanzitutto ringrazio lui, che è un grande. Ogni tanto mi fa imbarcare in qualche avventura, tipo portarlo al concerto di Pino Daniele o a Napoli, a visitare il Napoli, che sono quelle cose che soprattutto in una multinazionale mi tolgono un po' i brividi, perché sono grosse responsabilità che ci siamo sempre presi volentieri. Che dire del libro di Mauro? Cioè, un grande insegnamento, per me è stata una cosa bellissima, e ringrazio lui, ringrazio tutti quanti. Io poi sono particolarmente legato alla Guardia di Finanza, che fa delle cose bellissime.